Oggi prepariamo insieme una base classica della pasticceria sotto forma di crostata di frolla montata. Quindi per preparare la nostra frolla mettiamo nella planetaria munita di frusta il burro morbido e lo zucchero a velo. E adesso azioniamo la macchina e montiamo il tutto fino a ottenere una bella crema. Ora che la crema è montata, possiamo aggiungere la vaniglia, un pizzico di sale, un uovo e un tuorlo. Ecco, abbiamo inglobato gli ingredienti e adesso dobbiamo cambiare la frusta con il gancio K. E quindi, sempre con la macchina in azione, aggiungeremo la fecola di patate, il lievito e la farina. Ecco che è pronta. Una volta che tutti gli ingredienti si saranno ben amalgamati, spegniamo la macchina ed ecco la nostra frolla montata. Ora la mettiamo in una sac à poche con una bocchetta stellata, se volete appunto un disegno con delle righine, altrimenti potete metterla liscia, del diametro di 13 mm, quindi 1,3 cm. Siccome questa frolla montata va utilizzata praticamente spremendola con una sac à poche, deve essere morbida quando la spremete, ma poi la preparazione andrà messa in frigorifero o in freezer, altrimenti se la mettete direttamente in forno si scioglierà e non manterrà la forma. Perfetto. Ecco lo stampo, uno stampo come vedete circolare e leggermente svasato, il diametro inferiore 19 cm e sopra invece 21 cm. Io l'ho spruzzato con lo staccante, se volete potete imburrarlo, e ho messo sul fondo un disco di carta forno, così sarà più agevole poi estrarre la nostra crostata. Adesso tagliamo la punta e andiamo proprio a comporre la nostra crostata, quindi dovremo fare una base e poi i bordi, fino quasi appunto a toccare l'estremità. Come vedete ho riempito la base, mi raccomando non lasciate spazi, altrimenti la confettura che andremo a mettere se no affonderà negli spazi. E adesso formiamo i bordi. Ecco, della crostata ovviamente. Quindi facciamo un bel giro di pasta frolla soltanto sui bordi, giusto appunto per contenere la confettura. La mettiamo sul fondo della crostata. La spalmiamo per bene. E adesso formiamo sulla crostata delle striscioline che intersecando si formeranno le cosiddette losanghe. Ecco che la nostra crostata è pronta. Come vi avevo detto, prima di infornarla va in freezer per almeno un paio d'ore. Ecco la nostra crostata pronta per essere infornata.
La inforneremo a 165 gradi nel forno ventilato per 50 minuti. Ecco la nostra crostata di frolla montata. Avete visto come è venuta bene? Come ultimo tocco, un po' di zucchero a velo. Beh, sulle crostate ci sta bene. E ora lo so che siete curiosi di vedere come è venuto all'interno, quindi ne tagliamo una fetta. Meravigliosa. E sentirete che sofficità. E intanto io vado a fare una foto. Se vi è piaciuta la mia crostata di frolla montata, rifatela a casa e fatemi sapere nei commenti.